cena. Oggi una ricetta impegnativa. Coscia di tacchino arrotolata. Per prima cosa, ovviamente, bisogna acquistare una coscia di tacchino. Il nostro intento era di trovare una coscia attaccata con la sua coscia, che dice una cosa del genere. Purtroppo l'abbiamo trovata staccata e ci adeguiamo. Forse è anche meglio, perché altrimenti viene fuori un pezzo troppo grande, così abbiamo due pezzi. Per prima cosa, disossiamo la nostra coscia. Per disossarla, partiamo da dove c'è l'osso, seguiamo la linea. Ecco qua. Si deve sentire quando si va giù con il coltello. Bisogna proprio sentire il rumore, così che si stacca la carne quando si tira via. Altrimenti, se non avete praticità, chiedete al vostro macellaio se ve lo toglie, però non è una cosa estremamente impegnativa. Un coltellino abbastanza affilato, e correte lungo la linea dell'osso. È una ricetta un po' impegnativa, però comoda, ve la potete preparare per tempo, ve la potete mettere anche in congelatore prima di cuocere, ha i suoi pregi. Allora, quando siamo alla fine, stacchiamo, questo è un nervo, bisogna staccarlo, il nostro osso. Verifichiamo di non avere messaggi che arrivano sul telefono, ovviamente, ma di non avere troppe imperfezioni, così, troppi pezzi di grasso. Poi eventualmente queste parti qua le bruciamo con un cannello, anzi facciamo anche subito. I peli gli diamo una bruciata, se non avete un cannello potete farlo sopra una fiamma a fuoco. C'è sempre qualche pelo che avanza. Vero cameraman che c'è il profumo di peli bruciati? Sì. Ci vuole sempre qualcuno che brontola. Anche perché i peli del tacchino sono abbastanza robusti. Comunque quando si fa qualunque tipo di volatile bisogna sempre verificare che non ci siano dei peli avanzati, erano sempre bruciati eventualmente. Poi tolti a mano quelli che sono in più. Ok. Una volta aperto, tolti il grasso che c'è in più, verificare che non ci siano delle nervature, e se ci sono vanno tolte una a una, ma su questa sovracoscia non ce ne sono. Per andare bene a rotolarlo, lo allargheremo un po', del tipo prendiamo così e facciamo dei tagli in questo senso, in modo che arrivi a essere più largo e anche dall'altra parte, così poi quando andremo ad arrotolare andremo meglio a fare questo lavoro, altrimenti è troppo, viene fuori troppo ingruma, come si dice qua da noi, troppo stretto. Ecco. Adesso prepariamo la farcia, la mettiamo all'interno e poi andremo a legarlo. Buon appetito. Avevamo pensato di farlo il nostro tacchino arrotolato farcito alle arance, quindi mettere all'interno delle arance, però prima di metterle io dargli una sbollentata per togliere un po' la mano. Quindi tagliamo delle fette di arancio e mettiamo a bollire in una pentola d'acqua. Questo serve sia per togliere un po' l'amaro della buccia che per ammorbidire leggermente, in modo che dopo quando andremo a stenderlo, il segreto è questo: stendiamo il nostro tacchino e lo farciamo, diciamo, con delle fette d'arancio e poi lo rotoliamo, quindi quando lo taglieremo le fette d'arancio ci verranno fuori sul nostro rotolino. Beh, speriamo bene, insomma. Dunque, mettiamo sulla carne, la condiamo anche all'interno, così abbiamo sbollentato le nostre fette di arancio che sono diventate morbide, simili abbastanza. Abbiamo messo del pepe, mettiamo un po' di sale,
poniamo delle fette di arancio sulla carne. Questo. Oh, cerchiamo le fette più belle, magari ci riusciamo. A questo punto cerchiamo di rotolare, ovviamente, perché se dobbiamo rotolarlo, lo arrotoliamo. Ora, questo qua, se troviamo il cappio, sì, l'abbiamo trovato. Gli facciamo un nodo, facciamo doppio intanto. A questo punto proseguiamo con la legatura dell'arrosto fino alla fine e poi passeremo alla cottura. Allora, una volta che abbiamo legato il nostro arrosto, lo prenderemo e lo metteremo in una padella antiaderente, bella calda, prima di metterlo in forno, in modo da farlo rosolare, in modo che i pori della carne esternamente si chiudano e poi quando andremo a cuocere i succhi rimarranno all'interno. La padella calda e il pezzo di carne dentro. Abbiamo rosolato la carne, a questo punto abbiamo aggiunto delle verdure, rosolate anche quelle, spotendo, ma abbiamo fatto un già troppo disastro, un momento mi licenziano, quindi abbiamo aggiunte a crudo, sale e pepe, e gli mettiamo del vino bianco. Sarebbe stato meglio buttare il vino bianco per farlo sfumare nella pentola, ma essendo in casa rischiavo licenziamento, quindi ho deciso di farlo così. Diciamo, è lo stesso, però sarebbe la procedura giusta, sarebbe questa qua. Rosolare, vino bianco, evaporare e poi aggiungere nella pentola. Ecco qua. Non aggiungete olio. Lo mettiamo in forno così, intanto, e poi ci prepariamo che eventualmente, se vediamo che cuoce troppo, velocemente lo copriamo con la stagnola, in base al forno che avete. E la cottura, i tempi di cottura sono abbastanza lunghi, almeno 2 ore a 160 gradi, perché il pezzo di carne è abbastanza grosso, va cotto lentamente, eventualmente gli diamo una botta finale a 200, anche a 250 per un quarto d'ora, ma alla fine. La cottura deve essere lenta, brasata, come diciamo, e poi vediamo come procedere. Bene. Dunque, l'arrosto è pronto, l'abbiamo già tolto, abbiamo passato il nostro fondo di cottura, l'abbiamo frullato, e adesso abbiamo pensato di fare 3 impiattamenti. Tagliamo giù qualche fettina, stiamo pensando come metterlo giù. Allora, abbiamo fatto 2 carciofi qua, li abbiamo fatti di contorno, li metterli giù, vediamo. Di qua e 2 carciofi li mettiamo su così. Questa è un'idea. Questo l'abbiamo fatto con il suo fondo di cottura. Qui abbiamo fatto un aceto balsamico ai lamponi che con il tacchino all'arancio ci sta bene. L'abbiamo pensato di tagliare così. Li mettiamo sempre i nostri 2 carciofi che ci abbiamo fatto. E poi volevamo mettere anche 2 qua sul piatto, sul coppa pasta. Li invertiamo, li mettiamo 2 carciofi così, anche 3, se stanno in piedi. Tagliamo una fetta.
questo qui, senza la salsa, lo accompagniamo con un filo di olio d'oliva. Ecco qua, e queste sono le nostre tre idee. E ricordatevi, siamo ciò che mangiamo!